Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Questa settimana la Commissione Bilancio si è riunita quotidianamente per affrontare sia il nodo del pacchetto finanziario, approssimandosi la scadenza dell'esercizio provvisorio, sia per raccogliere le osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori. Aldo Reschigna, Partito Democratico. È il primo anno nel quale il Collegio dei Revisori dei Conti deve esprimere il proprio parere sulla legge di bilancio e ha espresso un parere negativo. Lo ha fatto argomentando con le stesse argomentazioni che il PD e i gruppi di opposizione hanno fatto in tutti questi tre anni. Roberto Tentoni, Progettazione. Abbiamo iniziato in commissione prima la discussione sul bilancio preventivo 2014 e sulla legge finanziaria in una condizione oggettivamente difficile. Speriamo che la regione possa navigare serenamente per tutto il 2014. Da gennaio ad aprile la 27esima edizione della rassegna cinematografica I diritti di tutti per le scuole superiori, intitolata quest'anno Siamo tutti uguali, il valore delle differenze. Due i titoli in cartellone proiettati in 16 sale su tutto il Piemonte. Vogliamo vivere di Ernest Lubitsch e Il fondamentalista riluttante di Mira Nair. Michele Marangi, Aiace. Abbiamo deciso di scegliere un grande classico e invece un film recente per ragionare appunto sulla storia. È un film che riflette sulla contemporaneità, pensando che può essere utile per i ragazzi recuperare la storia, ma anche provare a innestare la storia sulla contemporaneità. Presentate al Museo Diffuso di Corso Valdocco le iniziative per il Giorno della Memoria 2014. Ricco il programma di appuntamenti tra celebrazioni, musica, teatro e convegni. A Palazzo Lascaris il 20 gennaio la presentazione del libro 600.000 no, la resistenza degli internati militari italiani. Guido Vaglio, direttore Museo della Resistenza. Proponiamo come sempre iniziative molto differenti, dalle occasioni di studio e di approfondimento a appuntamenti musicali, teatrali. Il senso è quello di utilizzare questa data come occasione reale di proposte, di riflessione, di lavoro, soprattutto con le generazioni più giovani. La vita di una regione raccontata in bianco e nero. Dal 16 gennaio all'11 marzo a Palazzo Lascaris sono esposte 100 fotografie provenienti dall'archivio storico del Consiglio regionale, raccolte nella mostra Memoria in bianco e nero, il Piemonte com'era quando nacque la regione. La rassegna è visibile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 e al sabato dalle 10 alle 12.30. Il mondo contadino di ieri e di oggi fra religiosità ed etica della terra. Questo è il tema della mostra 1815-2015, 200 anni di civiltà contadina tra saperi e spiritualità, proposta a Torino all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale dal 13 gennaio al 19 febbraio 2014. L'esposizione è visitabile da lunedì al venerdì, ore 9.13 e 14.16. Ed è tutto dal Consiglio regionale, ci risentiamo la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.